dal momento personale della squadra. Ma la squadra è in salute, sta bene, siamo andati riusciti a una vittoria, un pareggio, comunque sia tranne la sconfitta di Ravenna, stiamo tenendo un ritmo di marcia molto positivo e ci sta avvicinando alla salvezza matematica. E c'è un po' di rammarico per la partita col Progresso, perché siamo andati in vantaggio, a tratti si meritava, siamo andati vicini al doppio vantaggio, poi purtroppo c'è stato quel calcio d'angolo e va bene così, perché comunque sia non c'è stata sconfitta e quindi si è preso un punto importante verso la fine del campionato. Insomma, ci aspettano delle grandi partite che decideranno il Prato se è da playoff oppure da una salvezza tranquilla, insomma, però comunque sia sono parti decisive, insomma, queste che ci aspettano. Tre partite che sulla carta sembrano facili, Tritium, San Donnino e Progresso, ma loro avevano bisogno di punti perché la zona bassa per loro è veramente pericolosa. Sì, sicuramente erano affamati, si è visto in tutte le partite, che sono state tre partite differenti. Diciamo che la Tritium ha cercato di giocare più a pallone rispetto al Borgo San Donnino, però con tutte avevano l'idea di venire contro il Prato e far punti, quindi non sono state veramente partite veramente complicate dal punto di vista sia del gioco e anche agonistico. E il Prato sicuramente ne esce a testa alta e comunque sia senza sconfitte, che è importante per il morale di tutta la squadra. Che partita dobbiamo aspettarci contro il Mezzolara? Sicuramente la Mezzolara è in zona playoff, quindi la squadra in salute, sta bene, gioca con un ottimo calcio, ha valori importanti in rosa, quindi sarà una bella partita perché sarà l'insegna del gioco. Sicuramente è una squadra che gioca bene a calcio come noi, quindi bisognerà andare là e cercare di continuare come